Ciao, io sono Pier e ti do il benvenuto in questo nuovo video. Come puoi vedere, quassù c'è un po' di casino ed è perché oggi ti voglio mostrare come montare il rig alla tua macchina fotografica per registrare video in orizzontale e in verticale. Andando per gradi, ti faccio vedere che ho già montato il cage per la macchina fotografica, in questo caso la mia è la ZV-E1. Gli ho già montato, come ti dicevo, il cage e anche il suo adattatore da HDMI a micro HDMI. Ora, partendo da questa base qui, andiamo per gradi a costruire tutto il nostro rig. Come prima cosa parto, questa in particolare è una piastra base di Neewer con ingresso per tubi da 15 mm. In questo caso questi sono della Small Rig e sono di 15 mm di diametro e 30 cm di lunghezza. Ora io vado a cercare di dargli una lunghezza simile ad entrambi. Ok, una volta che abbiamo la base montata, prendo la mia Sony ZV-E1, dove ho già montato questa piastra con due viti da un quarto, e in pratica io ho scelto questa base qui appunto perché mi permette in qualsiasi momento di poter sganciare la macchina in un attimo. Infatti questa piastra si aggancia alla piastra base, con un clic fate scorrere e agganciate la vostra macchina alla base, e così abbiamo fatto il primo step. Ok, partendo da qui io procedo con l'agganciare dietro la piastra per l'aggancio della V-Lock. Quindi vado come prima cosa ad aprire lo sportellino della Sony per poi tenerlo aperto dopo, e dopodiché vado a infilare la piastra circa a una dimensione abbastanza, diciamo, uno spazio abbastanza ampio, perché così posso inserirgli nel secondo momento la ventola di raffreddamento per la camera e anche per far passare eventualmente dei cavi per caricare la macchina o per poi farli arrivare al monitor, eccetera eccetera. Una volta trovata la giusta posizione, come sempre andiamo a stringere con i nostri morsetti ed ecco che avete fissato la vostra piastra. Ora vado a bilanciare un po' il tutto e vado a prendere il mio obiettivo che vado a montare sulla camera. Ok, e così abbiamo il nostro obiettivo montato. Dopodiché vado a prendere questo supporto per obiettivi universale, sempre della Small Rig, con questa piastra fatta a V che supporta appunto l'obiettivo. Ovviamente vado a cercare il punto dove non c'è né la ghiera per lo zoom né quella per il focus, e mi assicuro che tenga il nostro obiettivo, e dopodiché vado a stringere sempre i morsetti, in questo caso così. Ok, e dopodiché stringiamo l'ultimo morsetto. Ok, e così abbiamo la nostra piastra universale per obiettivi che ci tiene sull'obiettivo. Una volta fatto questo, vado ad agganciare la maniglia superiore, in questo caso sempre di Neewer, stessa maniglia che viene data in dotazione con il cage della Neewer che ho preso per la ZV-E1. Infatti, se volete un consiglio, vi consiglio di acquistare questo cage perché insieme vi verrà anche la maniglia superiore, il che non è male, quindi con un costo abbastanza onesto e giusto, secondo me avete sia il cage che anche la maniglia superiore, quindi non è male. Ok, andiamo a stringere questo perché serve bello stretto. Dopodiché andiamo a mettergli
la V-Loc, in questo caso questa è della Neewer da 6800 mAh, e la vado a posizionare nella nostra piastra, la vado ad agganciare. Ovviamente guardate bene che, ok, che si agganci, e questa è fatta. Poi passiamo al mini matte box. Questo è il suo anello adattatore per il suo obiettivo. Andiamo ad avvitarlo qui. E dopodiché possiamo prendere il mini matte box, questo da 95 mm di diametro, sempre di Small Rig, e lo andiamo a stringere sul nostro anello adattatore. E così si apre. Ok, siamo a buon punto. Ora vado a prendere questo supporto sempre di Small Rig per il monitor e lo vado a mettere qua sopra. Ok, una volta avvitato bene, prendiamo il nostro Atomos Ninja 5 con già il suo adattatore per il cavo DCI, che in questo caso andrò ad alimentare con quello, quindi vado ad agganciarlo qua sopra. Ok, ora non stringo bene perché è solo dimostrativo, ma mi raccomando, tutti questi anelli, tutte queste questi morsetti, stringeteli bene, onde evitare che vi si stacchi o che vi si, mentre state facendo una ripresa, vi si muova il monitor o quant'altro. Il rig è montato e si presenta così. Ora io vado a mettergli questo cavo D-Tap, che va da D-Tap a DCI, e lo vado ad attaccare alla mia V-Loc da qua. Dopodiché gli farò fare qualche giro qua intorno per far sì che il cavo non sia troppo ingombrante, e quindi ho optato per questa soluzione qui, e poi lo vado ad agganciare nella sua. Manca solo il cavo HDMI, in questo caso questo è quello di Atomos da 30 cm, che se si allunga diventa anche 60, anche se a me così lungo non serve. E lo vado ad agganciare qui dove c'è il suo adattatore da HDMI a micro HDMI, che vado poi a collegare alla macchina, e questo lo andiamo a collegare al nostro monitor qui sopra dove dice in. Ok, questo è il nostro rig per la macchina in orizzontale, per filmare video in orizzontale. Ovviamente tutto questo, ok, non è solo per, diciamo, avere un setup che ti possa portare ad avere una migliore qualità o quant'altro, ma è anche un po', serve anche un po' per farsi vedere grossi, no? Nel senso, quando ti presenti comunque con un'apparecchiatura del genere, diciamo che anche il cliente capisce un po' di più la professionalità con il quale state svolgendo la cosa, magari che piuttosto presentarvi con solo una macchinetta fotografica per fare il video, ok? Quindi diciamo che serve anche un po' per farsi un attimo notare, ma comunque ha la sua d'utilità. Io in questo caso non ho montato la maniglia laterale perché la mia maniglia laterale sarebbe da montare a sinistra, ma in questo caso in questa macchina non ce l'ho perché ho attaccato l'adattatore da HDMI a micro HDMI, quindi mi servirebbe una maniglia destra che dovrò acquistare per attaccarla qui, o altrimenti, cosa che vi consiglio, vi metterò magari nella mia lista di Amazon una maniglia con attacco a rosetta da poter attaccare direttamente qui
sul vostro tubo di alluminio da 30 cm. L'attaccate qua ed è anche migliore come presa. Ve la straconsiglio ed è sicuramente un acquisto che farò anche io. Ok, ora passiamo al setup da riprese in verticale. Ok, ecco, come per magia è ritornato tutto come prima, quindi ho smontato un po' tutto il rig per le riprese in orizzontale e ora vi tengo solo la macchina con l'obiettivo. Quindi, partendo da questa situazione qui, cosa vado a fare? Io vado a girare la macchina in verticale, così da avere già tutto impostato per la ripresa in verticale, e questa volta la maniglia laterale, la maniglia superiore con già l'attacco per il monitor, lo andrò a mettere esattamente qua, dalla parte dove andrebbe la maniglia laterale. Ok? Quindi andiamo ad avvitarla dove ci sono i suoi buchi apposta per la maniglia laterale, invece noi gli montiamo la maniglia superiore, come ho detto. Dopodiché, una volta che abbiamo agganciato anche l'attacco per il monitor, andiamo a fare questa cosa qua. Lo andiamo a svitare e lo andiamo a mettere sopra alla maniglia superiore. In questo caso io vado a girare l'attacco per il monitor. Prima di chiuderlo definitivamente vado ad avvitargli il monitor, perché altrimenti diventa difficile avvitarlo, e dopodiché lo girerò così e così. Ok? Questa volta invece ci serviamo anche dell'utilizzo della maniglia che andremo ad agganciare dove andrebbe agganciata la maniglia superiore. Quindi in questo caso io avvito qua e qua la mia maniglia laterale, ok? E adesso, ovviamente, non avendo più la V-Lock come alimentatore, dovremo andargli a mettere la batteria. In questo caso è una NPF 970 di Small Rig, e andiamo a staccargli il suo supporto per l'attacco DCI e gli andiamo a mettere la sua batteria. Una volta fatto questo, andiamo a prendere il cavo HDMI, glielo andiamo ad agganciare qui e alla macchina lo andiamo ad attaccare qua. Se volete potete anche aggiungere il matebox così e aprire, ed ecco il setup per girare in verticale. Quindi voi avrete la vostra maniglia laterale qua, maniglia superiore attaccata al monitor, e potrete girare in questa maniera in verticale i vostri contenuti. Ve lo faccio vedere in più posizioni. E questo è il setup per i video in verticale. Ovviamente è un po' più leggero, se così si può dire. Ci sono meno cavi, meno cose, diciamo, aggiuntive, però è comunque molto efficace, secondo me, per poter girare i contenuti in verticale. Bene, queste erano le due versioni per poter girare i vostri video sia in orizzontale, per contenuti orizzontali come YouTube o quant'altro, sia per i vostri short form content, quindi i vostri contenuti in verticale, in questa maniera qua. Spero che tutto sia stato chiaro, che la spiegazione sia stata abbastanza pulita. Ho cercato di essere il più contenuto possibile. Se ci sono domande, fatemele pure nei commenti, sarò ben felice di rispondervi. Spero di rivedervi al prossimo video. Ti ricordo, se non l'hai ancora fatto, di seguirmi, perché porterò altri contenuti come questi e non solo. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!